Buonasera e bentrovati al quarto incontro dei dialoghi aperti sulla storia della politica. Quindi, riepiloghiamo le tappe precedenti. Quindi, nel primo incontro abbiamo trattato di Pitagora e abbiamo visto che si parte dalla logica, dai rapporti e dai numeri per poter fare delle considerazioni sul resto del mondo e sulla natura. Nel secondo incontro abbiamo visto con Protagora e i sofisti il peso dell'esperienza e dell'opinione. Nel terzo incontro con Parmenide e la scuola eleatica abbiamo visto l'importanza delle idee, che le idee hanno per la conoscenza, sostanzialmente, quindi la verità, la realtà delle idee. E nell'incontro di oggi parleremo d'Eraclito e la scuola eleatica. Come vedremo, Eraclito sarà il punto di arrivo della speculazione dei filosofi della scuola ionica. La Ionia era una regione della parte estremamente occidentale della Turchia e quindi poi ora vedremo che sarà soggetta a diverse incursioni dei persiani che la consideravano una terra di loro proprietà, quindi in qualche modo il peso della guerra avrà un ruolo centrale nella speculazione dei filosofi della scuola ionica e vedremo anche questo aspetto. Quindi il discorso della scuola ionica parte più del 600 prima di Cristo, quindi noi qui per sviluppare il nostro parallelismo con la filosofia moderna non siamo andati esattamente in ordine cronologico, come spesso accade nelle ricostruzioni che si trovano spesso quelle canoniche, ma abbiamo suddiviso appunto secondo degli indirizzi ben precisi. Quindi, partiamo dal discorso della sostanza come principio. Quindi, per i filosofi della scuola ionica hanno cercato di rintracciare, al di là delle apparenze molteplici e continuamente mutevoli della natura, l'unità che fa della natura stessa, ovvero un mondo. Quindi praticamente andava rintracciato, oltre la natura dei fenomeni molteplici, un'unica sostanza che costituisce l'essere della natura e d'altra parte però anche un'unica legge che regola il divenire della natura. Quindi la sostanza è per i filosofi della scuola ionica allo stesso tempo la materia di cui tutte le cose sono composte, quindi la materia in qualche modo ideale da cui tutte le cose provengono, e la forza che spiega la loro composizione, la loro nascita e la loro morte, ovvero il loro perenne mutamento. Quindi la sostanza è considerata principio perché spiega l'origine delle cose, ma anche e soprattutto perché rende intelligibile e riconduce all'unità quella molteplicità e mutevolezza che appare a prima vista nei fenomeni naturali. Quindi i filosofi della scuola ionica cercavano di rintracciare un principio primo, che poi vedremo, chiameranno principalmente Archè, che poi è una parola che ha avuto grandissima fortuna, perché basta pensare architettura, archeologia, questa parola archetipo. Archè è un principio che in qualche modo serve per spiegare tutti i fenomeni. Quindi vediamo un attimo che praticamente quello che sarà uno dei tratti importanti dei filosofi della scuola ionica sarà quello di considerare la natura non come un oggetto, come abbiamo visto principalmente nella speculazione di Parmenide. Parmenide pensava che sostanzialmente la natura la vede come un fisico, cioè per i fisici, ricordiamo, la natura è un oggetto inorganico principalmente. Mentre per i filosofi della scuola ionica, in contrapposizione a questo punto di vista, la natura ha un carattere dinamico, la natura è un soggetto, non più un oggetto.
Chiaramente, questa teoria della natura come soggetto ha avuto vastissima fortuna in campo esoterico. Quindi, diciamo che si è parlato dello zoismo dei filosofi della scuola ionica, vale a dire che lo zoismo si intende la convinzione implicita che la sostanza primordiale corporea abbia in sé una forza che la faccia muovere. Quindi, in qualche modo, la natura pensata non più come un essere inerte, ma addirittura quasi come se fosse un grande animale in movimento. Questa è la concezione della natura. Diciamo il clima culturale in cui si muoveva la scuola ionica sosteneva appunto questo discorso dell'illusionismo. Quindi la natura ha per i filosofi della scuola ionica un carattere essenzialmente attivo e dinamico, quindi essa non è la sostanza nella sua mobilità, ma la sostanza come principio di azione e intelligibilità di tutto ciò che è molteplice e indifferibile. Vedremo che con i filosofi della scuola ionica, rispetto alle scuole precedenti, dove abbiamo avuto a che fare con una riflessione prevalentemente spaziale, cioè Pitagora, Protagora, Parmenide avevano a che fare principalmente con lo spazio. Quando arriveremo poi al discorso d'Eraclito, farà la sua comparsa, la sua clamorosa comparsa, l'elemento temporale, quindi il tempo, tra questo lo stacco fondamentale tra i filosofi precedenti e Eraclito, come risultato finale della speculazione della scuola ionica. Quindi abbiamo praticamente un rapporto tra oggettività e soggettività, in quanto gli stessi filosofi della scuola ionica hanno acquisito per la prima volta la speculazione la possibilità di intendere la natura come un mondo, mettendo a fondamento di questa possibilità la sostanza concepita appunto come principio del divenire. Ma queste conquiste riguardavano esclusivamente il mondo fisico. Anche se è vero che praticamente i filosofi della scuola ionica partivano per fare delle considerazioni sul mondo fisico anche dal mondo, dall'uomo e dalla sua vita interiore, quindi dal soggetto. C'è un rapporto tra, da una parte, l'oggetto, la natura, e il soggetto, ovvero la vita interiore dell'uomo. Quindi per cui l'uomo, secondo i filosofi della scuola ionica, non può rivolgersi all'indagine del mondo come oggettività senza prima aver chiarito la sua soggettività, vale a dire il riconoscimento del mondo come altro da sé è condizionato dal riconoscimento da sé di sé come io e reciprocamente. Quindi vedremo poi che l'elemento del divenire di questo scorrere sarà percepito da Eraclito nella sua coscienza e trasferito poi a tutto il regno della natura. Quindi vedremo anche questo discorso. Quindi, appunto, da una parte il mondo oggettivo e il mondo soggettivo, per cui l'uomo non può andare in cerca dell'unità dei fenomeni esterni se prima non ha sentito il valore dell'unità nella sua vita e nei suoi rapporti con gli altri uomini. Importante notare lo stacco fondamentale tra questa concezione, per esempio, e quella dei sofisti, in quanto i sofisti predicavano una sorta di relativismo e soprattutto la posizione di un empirismo estremo, di uno scetticismo estremo, porta anche a dubitare dell'unità stessa di ogni soggetto. Quindi questa è una posizione quanto si può dire mai più lontana da quella, per esempio, dei sofisti. Quindi l'uomo non può riconoscere una sostanza che costituisca l'essere in principio delle cose esterne se prima non ha riconosciuto l'essere e la sostanza della sua esistenza singola o associata. Ovviamente fa la sua
qualche modo clamorosa comparsa anche in qualche modo il concetto di esistenza, riferito al soggetto, sia l'esistenza singola, sia l'esistenza associata con gli altri uomini. Quindi la ricerca diretta al mondo oggettivo è sempre connessa in qualche modo a quella diretta al mondo soggettivo. E quindi abbiamo sostanzialmente per la scuola ionica due problemi fondamentali, ovvero il problema del mondo fisico e il problema dell'io, del soggetto. Quindi questa interconnessione tra il mondo oggettivo e quello soggettivo è diventata chiara, diventerà chiara nel nostro discorso, nel pensiero di Eraclito, appunto, vedremo. Quindi il problema del mondo è stato posto da Eraclito in essenziale continuità col problema dell'io, ed ogni conquista in campo fisico gli è apparsa condizionata dall'indagine del mondo a se stesso. A questo proposito è fondamentale, appunto, riportare un frammento di Eraclito che dice, appunto, io ho indagato me stesso, che sembra quasi un'anticipazione del socratico conosci te stesso. Quindi in qualche modo vediamo affacciarsi in questa considerazione, praticamente le menti che andranno a confluire nel platonismo e, appunto, verranno poi riferiti a Socrate. Ovviamente di Socrate non ha scritto nulla, quindi dobbiamo indirizzare il discorso necessariamente su Platone quando qualche affermazione viene riferita a Socrate. Quindi la figura di Talete può essere considerato il fondatore della scuola ionica e, appunto, lui era di Mileto, appunto una delle città della Ionia, e come vediamo anche questa è una figura che ha vissuto dal 624 al 546 a.C. ed ha avuto praticamente è stato un uomo polivalente, cioè un uomo molto simile a quello che noi considereremmo un uomo rinascimentale, cioè ha avuto diversi interessi e diversi impieghi. Quindi è stato filosofo, politico, matematico, fisico e astronomo. Quindi, secondo Erodoto, come uomo politico, Talete ha spinto i greci della Ionia, appunto nell'attuale Turchia, a unirsi in uno stato federale con capitale Teo. Ora è interessante, appunto, vedere che il federalismo non fosse sconosciuto ai greci, cioè già i greci avevano, praticamente gli antichi greci avevano una idea di cosa fosse sostanzialmente il federalismo. Quindi, come matematico ha formulato vari teoremi di geometria, come fisico ha scoperto le proprietà del magnete, come astronomo ha predetto un'eclisse solare. Quindi ovviamente queste figure erano, diciamo, polivalenti, quindi molto, diciamo, almeno la figura di Talete, lontana dagli scienziati attuali, invece sono indirizzati prevalentemente su un settore ben preciso. Quindi il sapere era un sapere del tutto. Qui abbiamo ovviamente la rappresentazione di Talete, ovviamente tutte le rappresentazioni, come ho detto nel conto precedente, sono ipotizzate perché fino a Socrate non abbiamo elementi certi per poter dire se fossero davvero queste le sembianze dei filosofi. E qui praticamente vediamo appunto la parte estremamente occidentale della Turchia, con appunto Efeso, vedete, da cui appunto proveniva Eraclito, Mileto sotto alla vostra destra, da cui proveniva Talete e Anassimandro, ora c'è anche Anassimene, vedremo. E quindi per farci un'idea di quale fosse la personalità di Talete, possiamo riferirci ai diversi aneddoti che sono stati formulati sulla sua personalità. Ovviamente è interessante notare che Platone ce ne ha data una
rappresentazione più come un uomo intellettuale che come un uomo contemplativo, mentre in qualche modo Aristotele ne ha dato una versione più pratica, come era del resto nel temperamento di questi due filosofi. Per cui Platone ci riporta nel dialogo Teleteto questa storia che praticamente Taleto, mentre osservava il cielo, è caduto in un pozzo, suscitando il riso di una serpente atrace. Quindi la descrizione di Platone è molto più come un intellettuale disinteressato del mondo, mentre vediamo praticamente in Aristotele, che addirittura ha messo in luce le sue capacità di uomo d'affari, perché prevedendo un abbondante raccolto di olive, egli ha preso in affitto tutti i frantoi della regione, subaffittandoli poi a un prezzo molto più alto agli stessi proprietari. Ricordiamo che l'olio, per il mondo più antico, aveva una valenza molto più importante, fondamentale di quella che ha oggi. Si tratta di comunque aneddoti riferiti a Talete più come a un simbolo, a un'incarnazione del savio, che come a una persona reale. Il secondo, poi, come ha osservato lo stesso Aristotele, ha inteso dimostrare che la scienza non è inutile, ma che di regola gli scienziati se ne servono per arricchirsi. Quindi questo passaggio può essere interessante perché anticipa quella che sarà una teoria comune a molti filosofi, che le conoscenze scientifiche non siano di per sé innocenti, ma che abbiano già di per sé uno scopo. Quindi dobbiamo riferirci sempre a Aristotele per capire qual era la dottrina fondamentale di Talete, perché almeno per adesso non abbiamo ritrovato scritti di Talete stesso. Quindi Aristotele ci ha parlato del suo trattato, nel suo trattato di metafisica, Talete ha affermato che il principio è l'acqua, sostenendo anche che la terra sta sopra l'acqua. Ha tratto questo argomento dal vedere che il nutrimento di ogni cosa è umido, che persino il caldo si genera nell'umido. Ora, ciò a cui tutto si genera è il principio di tutto. Talete si è riferito a tale congettura anche perché i semi di tutte le cose hanno una natura umida e l'acqua è, nelle cose umide, il principio della loro natura. Ovviamente lo stesso Aristotele ha osservato che questa credenza è antichissima, e Omero stesso, la somma di poeti, perché non si sa se Omero sia realmente esistito, ha cantato che Oceano e Teti sono i principi della generazione. Ovviamente questa cosa del mare da cui sorgono gli dèi ha una valenza pressoché generale in campo esoterico, tant'è che addirittura se pensiamo appunto che Michelangelo ha rappresentato Mosè con le sembianze sostanzialmente di Poseidone, quindi in qualche modo le concezioni degli dei provenienti dall'acqua hanno trovato nel mondo esoterico una vastissima risonanza. È importante vedere come tantissime dottrine esoteriche siano entrate nella speculazione dei filosofi della scuola ionica, proprio perché per la vicinanza, anche essendo in Turchia, nella Turchia occidentale, c'era una vicinanza molto stretta, addirittura poi quelle terre furono riconquistate dai persiani, che ovviamente avevano le loro dottrine esoteriche che in parte sarebbero confluite anche nella filosofia greca. Quindi uno solo, dunque, l'argomento che Aristotele ha presentato come proprio di Talete è che la terra sta sopra l'acqua, e quindi l'acqua è qui sostanza nel suo significato più semplice, cioè
ciò che sta sotto e sostiene. Quindi sostanza, se ci pensate, vuol dire ciò che sta sotto, infatti. E arriviamo finalmente a una delle figure già centrali della scuola ionica, che è appunto la figura di Anassimandro. Che Anassimandro fu concittadino e contemporaneo di Talete, nascendo a Mileto nel 610 circa a.C., per morire sempre a Mileto nel 546 a.C. Aveva 64 anni quando scoprì l'ubiquità dello zodiaco, cioè il fatto che comunque in qualche modo lo zodiaco segue un asse inclinato, orientato su un asse inclinato. Quindi fu anche un uomo politico e un astronomo. E quindi appunto ci siamo soffermati prima anche sulle capacità astronomiche di Anassimandro. Quindi è stato il primo autore di scritti filosofici in Grecia, mentre la sua opera Intorno alla natura ha segnato una tappa decisiva nella speculazione cosmologica. Ovviamente pare che la sua opera sia stata intitolata solo dopo Intorno alla natura, che era un titolo molto generico che abbiamo visto con poche variazioni ritornare. Appunto, il poema sulla natura di Parmenide, e poi ritroviamo anche, ritroveremo anche intorno alla natura, se non erro, nel discorso d'Eraclito. Quindi, egli per primo ha chiamato la sostanza unica col nome di principio, archè. Abbiamo detto prima che cos'è l'archè, cioè un principio generale che tenta di spiegare il funzionamento di tutte le cose. Riconoscendo però questa volta questo principio non nell'acqua, appunto come aveva fatto Talete, nell'aria, in altro particolare elemento, ma questa è la genialità di Anassimandro, ma in una sorta di concetto di infinito, apeiron, ovvero nella quantità infinita di materia dalla quale tutte le cose hanno origine e nella quale tutte le cose si dissolvono, quando è terminato il ciclo stabilito per essi da una legge necessaria. Non so quanto questo principio si possa in qualche modo far risalire a un principio anche questo esoterico, cioè il famoso ordo ab caos, cioè ordine dal caos. Quindi, però, è veramente qualcosa di molto simile. Qui abbiamo praticamente il busto di Anassimandro, qui troviamo di nuovo appunto Anassimandro ambiente occidentale, e più che altro dobbiamo individuare questo principio dell'apeiron come indeterminatezza, cioè l'indeterminato, quello che un filosofo dell'Ottocento, tra 700 e 800, ovvero Hegel, avrebbe in qualche modo chiamato, torna bene questa definizione, l'immediato indeterminato, cioè non mediato e non determinato. Quindi questo principio infinito abbraccia e governa ogni cosa, essendo immortale, indistruttibile, quindi divino. Divino perché divino? Perché indiviso. Ricordiamo che nella simbologia divino è tutto ciò che è unito, mentre ovviamente dall'altra parte il diabolico è ciò che divide, quindi in qualche modo divino è ciò che è unitario in qualche modo. Vedremo poi da questa unitarietà come si slacciano i vari elementi. Quindi questo stesso principio non va concepito come una miscela dei vari elementi corporei, in cui questi siano compresi ognuno con le sue qualità determinate, ma piuttosto come una materia in cui gli elementi non sono ancora distinti e che perciò, oltre che materia infinita, è anche materia indefinita. Quindi uno sfondo, possiamo immaginarcelo come un grande sfondo indefinito, indeterminato, immediato, da cui provengono i vari elementi particolari. Quindi è inutile dire, in qualche modo è abbastanza scontato riscontrare che queste determinazioni rappresentano già uno sviluppo
e un arricchimento della cosmologia della scarna, diciamo, o almeno scarna, quella che ci è pervenuta, la cosmologia della realtà. Perché in primo luogo il carattere indeterminato della sostanza primordiale, dobbiamo riscontrare appunto il carattere indeterminato di questo apeiron, che non si identifica con nessuno degli elementi corporei. Quindi già l'innovazione è questa, cioè rintracciare un archè che non sia uno degli elementi, cioè acqua, aria, fuoco, terra, ma rintracciare praticamente una sostanza primordiale appunto che non si identifichi con nessuno degli elementi corporei. Quindi, e soprattutto consente di intendere meglio la derivazione di questi elementi come altrettanto specificazione di essa, quindi toglie ogni carattere di vera e propria corporeità alla sostanza stessa, ne fa una pura massa quantitativa o estesa. Quindi l'apeiron come uno sfondo di infinità, per cui questo principio in qualche modo che per capire abbiamo definito in qualche modo infinito, essendo privo di determinazioni che costituiscono di elementi particolari, deve necessariamente ridursi a un infinito di tipo spaziale, ovvero non avendo elementi sufficienti per connotare in qualche modo questa infinità di Anassimandro, la connotiamo in modo spaziale, anche se è diciamo una scelta che facciamo anche per capire, perché il discorso di Anassimandro, come abbiamo detto, porterà poi a quello di Eraclito, dove arriveremo a una dimensione prevalentemente temporale. Quindi, sebbene non si possa rintracciare nella filosofia di Anassimandro il concetto di uno spazio incorporeo, si deve ammettere che questa indeterminatezza dell'apeiron, ridotto a mera spazialità, ne fa necessariamente un corpo determinato soltanto dalla sua estensione. Ecco, diciamo, cerchiamo di connotare questo sfondo indeterminato da cui emergono le cose singole in questo modo. E abbiamo poi soprattutto una caratteristica che diventerà fondamentale nel corso di tutta la filosofia successiva, che sarà quella di intendere l'apeiron come un elemento trascendente, cioè un elemento che sta oltre, che sta sempre oltre le nostre riflessioni singole, nel senso che ha un'estensione infinita e come tale abbraccia e governa il tutto. Queste determinazioni fanno dell'apeiron una realtà distinta dal mondo e trascendente, cioè che oltrepassa l'esistenza del mondo stesso. Ciò che abbraccia è sempre fuori e al di là di ciò che viene abbracciato, sebbene stia in rapporto con esso. Quindi il principio che Anassimandro ha posto come sostanza originaria merita dunque il nome di divino, come abbiamo detto, perché è indiviso, e l'esigenza stessa della spiegazione naturalistica ha condotto Anassimandro ad una prima elaborazione filosofica del trascendente e del divino, per la prima volta sottratto alla superstizione e al mito. Cioè abbiamo con Anassimandro una descrizione, in qualche modo, dell'essere divino, cioè, ovvero nel suo significato primo indiviso e indeterminato, che viene però sottratta a quella della superstizione e del mito. Ma soprattutto questo apeiron è anche ciò che governa il mondo. Esso è dunque non solo la sostanza, ma anche la legge che regola il mondo. Cioè da questo sfondo indeterminato si costituiscono le cose singole. Ora vedremo come, attraverso il processo della separazione. Quindi, per primo Anassimandro si è posto il problema del processo tramite il quale le cose derivano dalla sostanza primordiale. Questo processo è la separazione. La sostanza infinita è animata da un eterno movimento, in virtù del quale si separano da essa i contrari, cioè da questa sostanza infinita, semplicemente per differenza,
si separano i vari contrari. Quindi abbiamo praticamente caldo e freddo, secco e umido, eccetera, eccetera. Per mezzo di questa separazione si generano mondi infiniti che si succedono secondo un ciclo eterno. Cioè, praticamente da questo sfondo indeterminato si separano man mano praticamente le cose. Ovviamente si capisce che secondo un ciclo eterno la concezione temporale è in qualche modo già presente nel discorso di Anassimandro. Quindi bisogna dire che per ogni mondo che si crea per separazione da questo sfondo, da questo grande sfondo indeterminato, il tempo della nascita, della durata e della fine è già segnato, perché tutti gli esseri, cioè questi enti che si sono separati da questo sfondo immediato e indeterminato, devono, secondo l'ordine del tempo, pagare uni agli altri la colpa della loro ingiustizia. Ingiustizia, vedremo che per Anassimandro è semplicemente il fatto di essersi separati dall'unità, cioè vale a dire che l'unità ha generato in qualche modo una molteplicità di oggetti. Gli oggetti singoli hanno da scontare la colpa primordiale di essersi separati da questo sfondo immediato e indeterminato. Per cui nel primo incontro mi è stata fatta una domanda sul fatto appunto che nella dottrina orfica le anime dovevano in qualche modo scontare una pena per ritornare a questa unità e uscire dal circolo delle trasmigrazioni. È importante notare che in qualche modo, chiaramente questa non è la risposta dell'orfismo, cioè della dottrina orfica, però è la risposta di Anassimandro, cioè Anassimandro dice che gli oggetti sono già colpevoli di aver abbandonato l'unità e quindi di aver effettuato questa separazione dall'unità. Ovviamente non sto a dire quanti riscontri abbia questa dottrina di Anassimandro in campo esoterico e religioso. Basta pensare all'uscita di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Insomma, in qualche modo praticamente Adamo ed Eva escono dal paradiso perché appunto hanno la colpa in questa uscita dal paradiso, in qualche modo compiono già un atto di divisione, quindi rompono l'unità, rompono l'unità. Quindi, nella filosofia di Anassimandro, la legge di giustizia che Solone, un legislatore ateniese vissuto tra il 638 e il 558 a.C., riteneva dominante del mondo umano, la legge che punisce la prevaricazione, la prepotenza, diventa la legge cosmica, la legge che regola la nascita e la morte dei mondi. Quindi viene dato a questo discorso della separazione da questa unità il carattere già di un'ingiustizia che deve essere sanata. Per cui ora vedremo quale sarà la pena, ovviamente è il ritorno delle cose a questo sfondo indeterminato. Quindi le cose si separano da questa unità e scontano questa pena, questa colpa della separazione tramite la pena della morte. Quindi il ritorno a questa unità. Basta pensare che la parola esistere vuol dire praticamente stare fuori. Quindi c'è un'ingiustizia originaria all'origine di questo discorso. Quindi qual è l'ingiustizia che tutti gli esseri commettono e che tutti devono espiare? Evidentemente essa è dovuta alla Costituzione stessa e quindi alla nascita degli esseri, dato che nessuno degli esseri può evitare la nascita, come d'altra parte sottrarsi alla pena. E come si è visto, la nascita è la separazione degli esseri dalla sostanza infinita, appunto. Evidentemente questa separazione è la rottura dell'unità che è propria dell'infinito.
è il subentrare della diversità, quindi del contrasto, laddove erano l'omogeneità e l'armonia. Con la separazione, dunque, si determina la condizione propria degli esseri finiti, molteplici, diversi e contrastanti fra loro, perciò inevitabilmente destinati a scontare con la loro morte la loro stessa nascita, ritornare all'unità originaria. Quindi, considerando effettivamente la quantità di principi astratti che ovviamente fanno una filosofia, si può considerare appunto la grandezza di Anassimandro, quindi attraverso l'oblio dei secoli e poi la grande scarsezza di notizie rimaste in nostro possesso, noi possiamo ancora renderci conto della grandezza di Anassimandro, perché egli ha fondato l'unità del mondo non soltanto sull'unità della sostanza, ma anche sull'unità della legge che lo governa. Quindi in questa legge Anassimandro ha rintracciato non una casuale necessità, ma una forma di giustizia. L'unità del problema cosmologico con quello umano è stata dunque anticipata da Anassimandro, che di questo discorso sarebbe stato poi Eraclito a tirarne le fila. Addirittura una delle dottrine che si possono ricondurre a Anassimandro è l'infinità dei mondi, cioè la natura stessa della sostanza primordiale ha condotto appunto ad ammettere l'infinità dei mondi. Secondo questa teoria, infiniti mondi si succedono secondo un ciclo eterno. Ma i mondi sono infiniti anche contemporaneamente, nello spazio o soltanto successivamente nel tempo? E questa è una domanda a cui proviamo a rispondere con un filosofo, il filosofo greco del I-II secolo d.C., che ha annoverato Anassimandro tra coloro che ammettevano l'esistenza dei numeri per i mondi che circondano da una parte quelli. Ovviamente questa dottrina ha riscontrato la dottrina dell'infinità dei mondi, possiamo in qualche modo ricondurla all'attuale teoria fisica della presenza di numerose dimensioni. Sappiamo che la teoria, per esempio, unificata delle stringhe, la teoria fisica, ammette la presenza addirittura di 11 dimensioni, cioè, nel senso, non solo le 3 dimensioni dello spazio, la dimensione del tempo sarebbero già 4, ma ne ammette altre 7. E sappiamo, d'altra parte, che nel pensiero esoterico da sempre c'è stata la credenza che esistessero infiniti mondi, cioè infiniti mondi intesi come infinite dimensioni. Quindi, a questo proposito, una testimonianza analoga ci l'ha data il filosofo matematico bizantino Simplicio, che ha messo appunto a proposito di questa teoria accanto ad Anassimandro, Leucippo, Democrito ed Epicuro. Quindi, anche qui è diciamo abbastanza scontato proporsi l'ipotesi che questa dottrina di un numero infinito di mondi e di un numero infinito di dimensioni derivasse ai filosofi dell'antica Grecia da iniziazioni compiute, appunto abbiamo visto che Democrito aveva compiuto dei viaggi presso Babilonia, quindi è molto probabile che queste conoscenze siano arrivate ai filosofi dell'antica Grecia tramite delle vere e proprie iniziazioni a dottrine esoteriche. Quindi troviamo poi la figura di Anassimene, che ovviamente ha molto meno rilievo di quella di Anassimandro, ma che è comunque importante, perché fu probabilmente un suo discepolo, nascendo nel 585 a.C. Quindi, come Talete, Anassimene ha riconosciuto come principio una materia determinata, ovvero l'aria, individuata nell'aria, cioè un elemento più preciso, attribuendo però a questo elemento i caratteri che Anassimandro aveva già riconosciuto nel suo appello, cioè ovvero l'infinità e il perenne movimento. Per cui Anassimene ha rintracciato nell'aria anche la forza che anima il mondo, come l'anima nostra che è aria ci sostiene,
famoso alito divino, così il soffio e l'aria circondano il mondo intero. Quindi qui vediamo un prospetto per vedere effettivamente in sintesi quali sono state, diciamo, le caratteristiche principali di Anassimene. Quindi fu un discepolo di Anassimandro, l'abbiamo detto, riconosciuto come principio una materia determinata a priori. Dall'aria si genera tutto, appunto, vedremo, per condensazione, per rarefazione. Quindi Anassimene ammetteva di divenire ciclico, cioè vale a dire il suo dissolversi periodico nel principio originario, il suo periodico rigenerarsi da esso. Come vediamo spesso in questi filosofi, c'è un movimento circolare del tempo, quindi nei filosofi, nella cultura greca il tempo è ciclico, mentre il fatto di un tempo lineare entrerà nella nostra concezione prevalentemente col cristianesimo. Ecco, il cristianesimo si comincia ad avere l'idea che il tempo sia lineare infinito. Noi tutt'oggi abbiamo l'idea del tempo lineare infinito che ci deriva dal cristianesimo, ma i greci avevano una visione ciclica del tempo, quindi non lineare e infinita. Quindi, ora qui in qualche modo fa sempre riferimento a Mileto, quindi là sotto a Tarete Anassimandro si potrebbe trovare anche Anassimene. Quindi abbiamo appunto l'aria come principio. Diciamo qualche parola ancora su quali sono i sistemi con cui l'aria si condensa e si rarefà, perché Anassimene ha sostenuto che dall'aria nascono tutte le cose che sono, che furono e che saranno, comprese le idee e le cose divine. L'aria costituisce quindi, nella filosofia di Anassimene, il principio di ogni movimento e di ogni cambiamento. Anassimene ci ha anche esposto il modo in cui l'aria determina la trasformazione delle cose, consistente nel doppio procedimento della rarefazione e della condensazione. Quindi, ovviamente, sono tutte teorie che non possono tener conto delle più recenti scoperte fisiche. Rarefacendosi, l'aria diventa fuoco, mentre condensandosi diventa vento, poi nuvole, condensandosi ancora acqua, terra e poi pietra. Quindi, per Anassimene, il caldo e il freddo sono dovuti allo stesso procedimento, cioè la condensazione produce il freddo, mentre la rarefazione produce il caldo. Ovviamente si potrebbe dire esattamente il contrario, ma chiaramente qui dobbiamo attenerci. Quindi, in ogni caso, Anassimene, come Anassimandro, ha ammesso appunto il divenire ciclico del mondo e quindi il suo dissolversi periodico nel principio originario per rigenerarsi da esso. E qui arriviamo al protagonista principale di tutto. Quindi arriviamo praticamente alla figura di Eraclito. Perché possiamo dire che tutte queste considerazioni dei filosofi ionici sono culminate dal punto di vista strettamente filosofico nella figura di Eraclito, che è vissuto appunto a Efeso tra il 535 a.C. e il 475 a.C. Egli per la prima volta ha affrontato il problema della ricerca in connessione alla questione dell'uomo che la istituisce. Quindi Eraclito stesso ha composto un'opera in prosa che è stata pubblicata, appunto, come abbiamo detto prima, era un titolo generico, quello di Intorno alla natura. Quest'opera è costituita da aforismi e sentenze brevi e taglienti, non sempre molto chiare, e a Novaccio Eraclito l'appellativo di Muso. È importante qui vedere che Eraclito pensava che alla conoscenza filosofica si dovesse arrivare tramite una lunga e faticosa ricerca interiore. Lunga e faticosa ricerca interiore che non può non ricordarci in qualche modo i viaggi iniziatici. Quindi anche qui siamo di fronte a un collegamento con dottrine esoteriche e orientali. Ovviamente, come abbiamo visto, la posizione geografica non è da sottovalutare, cioè teniamo presente che appunto Eraclito si trova a Oriente e Parmenide si trova a Occidente. Questo discorso non è semplicemente, cioè è un fatto in primo luogo ovviamente geografico, ma avrà una valenza
anche successivamente, perché abbiamo detto, Parmenide si rifà alla luce, allo spazio, a Apollo, quindi si rifà a concezioni spaziali nettamente più occidentali rispetto a Eraclito, che invece è più orientale in tutti i sensi del termine. Quindi lui pone appunto una distanza tra il senso comune e l'oscurità dei suoi aforismi, quindi mettendo in qualche modo, anche se non mette quella cesura drastica che aveva messo Pitagora, per cui Pitagora, ricordiamo, la filosofia è per iniziati, quindi non mette questa cesura drastica, ma comunque riserva alla filosofia, comincia in qualche modo con Eraclito, comunque si aggravia con Eraclito l'elemento della filosofia con un linguaggio tecnico. Eraclito può essere considerato anche per questo, comincia un linguaggio che gli antichi chiamavano oscuro, ma che potrebbe essere anche considerato un'anticipazione del linguaggio tecnico, più specificamente tecnico della filosofia, che viene detto così. Ovviamente la speculazione di Eraclito parte dalla constatazione dell'incessante divenire delle cose per cui il mondo è un flusso perenne. Ovviamente vediamo delle grandi, delle molteplici metafore, delle similitudini con il mondo dell'acqua. Qui vediamo, non è possibile discendere due volte nello stesso fiume né toccare due volte una sostanza mortale nello stesso stato. Per la velocità del movimento, tutto si disperde, si ricompone di nuovo, tutto viene e va. Quindi, per Eraclito, noi siamo immersi nel grande fiume del tempo, dello scorrere degli avvenimenti, delle cose. Eraclito fa una constatazione molto semplice: se io tocco questo tavolo che io ho toccato pochi minuti fa, anche se ovviamente non se ne percepisce la differenza, non è lo stesso tavolo che io sto risultando ora. Quindi, in qualche modo, le cose che ci passano davanti sono soggette a un eterno divenire, anche se noi non percepiamo ovviamente il divenire, questo continuo divenire. In qualche modo si potrebbe dire che inevitabilmente il presente, il concetto di presente è una stazione, perché c'è il passato, il futuro. Il presente è in qualche modo una stazione che ci serve per poter effettuare i nostri discorsi. La vera funzione è il presente, ecco, se c'è una funzione. Quindi troviamo appunto il busto di Eraclito, anche qui si suppone che questo fosse il punto dell'abito, e poi vabbè, ovviamente vediamo che veniva da Eros, abbiamo detto, quarto occidentale della Turchia. L'elemento che Eraclito sceglierà per contraddistinguere il suo archè sarà il fuoco. Il fuoco che però verrà inteso in un modo particolare, perché non si può dire che il fuoco per Eraclito è un principio attivo, intelligente e creatore, quindi non un elemento primariamente materiale, ma appunto un principio attivo, intelligente e creatore, che in qualche modo il fuoco di Eraclito va in qualche modo a sostituire l'apeiron di Anassimandro, anche se ovviamente stiamo facendo delle semplificazioni per cercare di capire. Nell'elemento del fuoco, più che altro, Eraclito vedeva questo eterno fluire. Quindi, come più tardi un filosofo, appunto, che abbiamo già nominato, che nomineremo ancora, vedrà nella cascata l'elemento del costante divenire delle cose. Così, Eraclito lo rintraccerà nel fuoco.
Ovviamente il fuoco nella concezione degli antichi greci era legato appunto alla divinità di Zeus, quindi non solo il fuoco come, non solo prendiamo due ceppi di legno e si fa un fuoco, ma il fuoco come l'elemento praticamente che deriva dal fulmine, quindi questa grande forza che deriva appunto dal cielo e dallo spazio, il fulmine. L'elemento del fuoco, se voi prendete i quattro elementi a cui fanno capo anche i segni zodiacali, vale a dire appunto il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, vedete che il fuoco è quello più alto, quello che sta in cima, perché, cioè, i greci consideravano il fuoco non che arriva, si fa un fuoco con dei ceppi di legno a parte da terra, ma il fuoco che arriva dal cielo è il fulmine anche. Quindi, a questo proposito, Eraclito ha affermato in un frammento: questo mondo, che è lo stesso per tutti, nessuno degli dèi o degli uomini l'ha creato, ma fu sempre, è e sarà fuoco, eternamente vivo, che con ordine regolare si accende e con ordine regolare si spegne. Quindi il mutamento è per Eraclito un'uscita dal fuoco e un ritorno al fuoco stesso. Quindi per cui con l'elemento del fuoco si scambiano tutte le cose, il fuoco si scambia con tutte. Così come in qualche modo in campo economico, addirittura fa una similitudine col campo economico, cioè col fuoco si scambiano tutte le cose, così come l'oro si scambia con le merci e le merci si scambiano con l'oro. Ovviamente da ciò non significa che tutte le cose si riducono al fuoco, così come che tutte le merci si riducono all'oro. In ogni caso, lo scambio incessante tra le cose e il fuoco implica che non tutto si riduca al fuoco. Appunto, abbiamo detto, così come lo scambio tra le merci, che non tutto si riduca all'oro. Quindi abbiamo, come abbiamo anticipato prima, una distinzione tra una saggezza apparente legata appunto alle cose molteplici e sensibili in qualche modo, cioè Eraclito non aveva di mira solamente il senso comune, attenzione, ma anche la conoscenza specialistica scientifica. Cioè, con Eraclito si dice che la filosofia si deve elevare oltre sia al senso comune che alla conoscenza scientifica che è per sua natura specialistica, cioè che si dirige al particolare. Quindi distingue tra una saggezza apparente e una ricerca. Quindi i fondamenti di una teoria della natura sono stati presentati da Eraclito come il risultato di una sapienza difficile a conseguirsi ed oscura alla maggior parte degli uomini. Come abbiamo detto, appunto, questa cesura implicita, non netta come quella di Pitagora, ma modo insinuato abbastanza fortemente. Quindi per Eraclito gli uomini, pur avendo ascoltato il logos, discorso, abbiamo detto che dobbiamo tradurre il logos con discorso, qui il logos ha una valenza probabilmente ancora più forte, poi vedremo che vuol dire allo stesso tempo discorso come regola, ma anche come legge. Quindi la voce della ragione se ne dimenticano nelle parole così come nelle azioni, cioè gli uomini, pur avendo ascoltato la voce della ragione, se ne dimenticano nelle parole così come nelle azioni, e quindi non sanno quello che fanno né da svegli né da dormienti. Ovviamente questo passaggio ricorda un po' il passaggio biblico, no? Quando Cristo dice perdonali Dio perché non sanno quello che fanno, eh? Un po' sembra ricordare questo passo. Quindi, lungo tutta l'opera di Eraclito è corsa la polemica contro la saggezza apparente di chi sa molte cose, ma non ha intelligenza di nulla, cioè chi, come in qualche modo, in un certo senso, anche molti scienziati moderni, inevitabilmente, sanno molte cose, ma non si preoccupano dei principi primi. Quindi, a questa saggezza apparente si oppone per Eraclito la ricerca filosofica che deve dirigersi verso oggetti molteplici, ma solo per raccogliere l'unità. Cioè anche la filosofia per Eraclito deve partire da oggetti molteplici,
ma deve farlo solo per raggiungere l'unità, cioè per raggiungere una legge unitaria sotto cui, a cui questi fenomeni molteplici devono ricondursi. C'è in Eraclito già l'aspirazione a creare una scienza del tutto, non del particolare, ma del tutto, un'attenzione verso l'unità. E poi abbiamo l'elemento fondamentale della profondità dei nani. Quindi vale a dire che Eraclito si è soffermato soprattutto sulle condizioni che rendono possibile la ricerca, di cui la prima di queste è che l'uomo guardi in se stesso. Quindi dice: io ho indagato me stesso, anticipando di conoscere te stesso, di sorte. Quindi egli ha affermato: la ricerca diretta al mondo naturale è condizionata dalla chiarezza che l'uomo può raggiungere intorno al proprio essere. E allo stesso tempo la ricerca interiore rivela per Eraclito profondità infinite. Anche qui siamo di fronte a un viaggio, più o meno si può riferirsi a un viaggio iniziatico. Se voi avete presente come è fatto un pozzo iniziatico, cioè un pozzo iniziatico può essere anche una scala, praticamente alle sembianze di una scala a chiocciola, dove colui che vi passa fa una serie di cerchi fino a che non raggiunge ovviamente il punto più basso. Ma dice Eraclito: dunque tanto è profonda la sua ragione che tu non troverai mai la fine di questa sorta di pozzo iniziale. Quindi per Eraclito la ricerca apre all'uomo zone successive di profondità che non si esauriscono mai. Infatti la ragione, la legge ultima del Dio, appare continuamente al di là, in una profondità sempre più lontana e nello stesso tempo sempre più intima. Quindi è qualcosa a cui la legge ultima dell'anima è qualcosa a cui non si arriva mai. Ci si può avvicinare in qualche modo, non si raggiunge. Quindi in qualche modo la legge dell'anima corrisponde in Eraclito alla legge universale secondo cui si muovono tutte le cose. Quindi questa ragione, questo logos che è la legge dell'anima, è al contempo legge universale. Un'altra fondamentale condizione della ricerca è quindi la comunicazione fra gli uomini. Per Eraclito infatti il pensiero, il logos, è comune a tutti, quindi dà in qualche modo una speranza in questo senso. Bisogna seguire ciò che è comune a tutti, perché ciò che è comune è generale. Chi vuole parlare con intelligenza deve farsi forte di ciò che è comune a tutti. Quindi il logos, così come la città si fa forte della legge, in questo passo in qualche modo ritroviamo un'equivalenza tra legge e discorso che verrà sviluppato da appunto un filosofo tra 700 e 800, abbiamo già nominato almeno due volte appunto Hegel, e appunto anche lo strutturalista del 900 Michel Foucault. Cioè vale a dire che possiamo vedere, facendo un parallelismo, che la speculazione di Hegel è partita appunto dalla fenomenologia dello spirito, che è una sorta di viaggio iniziatico, per arrivare a concludersi con un libro che si intitola appunto Lineamenti di filosofia del diritto, che osservava invece il logos che regge la comunità. Quindi da un viaggio iniziatico per raggiungere la legge dell'anima si deve poi praticamente trasferire le stesse leggi anche al campo delle comunità umane. Quindi l'uomo deve dirigere la ricerca non solo a se stesso, ma anche a ciò che lo collega agli altri, ovvero il logos appunto, che costituisce la più profonda essenza dell'uomo singolo e ciò che lega gli uomini in una comunanza di natura. Questo logos è come la legge per la città, ma esso stesso è la legge suprema che regge tutto, l'uomo singolo, appunto, di cui appunto possiamo riferirci a Hegel, fenomenologia dello spirito, la comunità degli uomini, ovvero i lineamenti di filosofia del diritto, e la natura esterna, ovvero una parte riservata alla filosofia della natura che lo stesso Hegel ha composto. Ovviamente
Il riferimento tra Eraclito e Hegel non è che lo sto qui facendo io per la prima volta. È stato lo stesso Hegel a dire che ha incluso nella sua filosofia tutti praticamente gli aforismi di Eraclito. Quindi il logos, cioè la scienza della logica, costituisce la razionalità stessa, l'essere del mondo, così come si rileva in tutti gli aspetti della ricerca. Ovviamente l'alternanza dipende dal sogno, cioè secondo Eraclito, colui che riesce a cogliere il logos, questa legge dell'anima e della comunità, è colui che praticamente è in uno stato di veglia, mentre colui che invece non riesce a cogliere la legge dell'anima e della comunità rimane in uno stato di sogno. Quindi Eraclito ha posto costantemente davanti all'uomo l'alternativa tra l'essere desto e il dormire, che in qualche modo, vediamo anche lui, pone un'alternativa. Abbiamo visto che con Parmenide c'era la via dell'opinione e la via della verità, qui in qualche modo possiamo dire la via del sogno e la via della veglia. Quindi se vogliamo fare, per capire un parallelismo tra i due, per confrontare i due sistemi filosofici, ovviamente sono opposti, ma questo ci può servire per capire la distinzione tra, anche qui, tra due vie, la via della salvezza e la via della perdizione. Quindi, tra l'aprirsi mediante la ricerca, cioè l'essere desti, alla comunicazione interumana, che rivela la realtà autentica del mondo oggettivo, e il chiudersi nel proprio pensiero isolato in un mondo fittizio che non ha comunicazione con gli altri. Quindi il sonno consiste nell'isolamento dell'individuo, nella sua incapacità di comprendere se stesso, gli altri e il mondo. La veglia consiste invece in una ricerca vigile che non si ferma alle apparenze, ma raggiunge la realtà della coscienza. La comunicazione con gli altri è la sostanza del mondo, l'unica legge logos che appunto regge il tutto. Ovviamente l'isolamento dell'individuo è riferito anche qui a coloro che fanno attività scientifica senza però prendere parte alla vita della comunità. Quindi anche in questo senso ci sono le polemiche di Eraclito. Quindi questa alternativa, appunto, tra la veglia e il sonno stabilisce il valore decisivo che la ricerca deve possedere per noi. Quindi la ricerca non è solo pensiero, noesis, ma saggezza di vita, noesis, determinando l'indole dell'uomo, l'ethos, che è il suo stesso destino. Questa alternanza di veglia e sonno sarebbe diventata poi uno dei motivi più ricorrenti nei drammi di William Shakespeare. Il collegamento con Shakespeare nasce, ovviamente immagino sapete tutti chi è, nasce dal fatto che lo stesso Hegel era un appassionato di Shakespeare. E ricordiamo Shakespeare cosa diceva, cioè dormire, virgola, morire. Cioè in Shakespeare il sonno equivale alla morte spirituale. E quindi in qualche modo c'è un'invocazione a svegliarsi da qualsiasi manipolazione che venga effettuata da chiunque la effetti, e qualunque siano le circostanze che effettuano una manipolazione, portano a una sorta di sonno che non riesce a consentire di vedere la realtà. E abbiamo una unità degli opposti nel divenire. Quindi, mentre abbiamo visto appunto la differenza incredibile, appunto, come Parmenide avesse messo nella sua filosofia una netta distinzione tra essere e non essere, quindi una netta distinzione in qualche modo tra gli opposti, per Eraclito la stessa cosa può essere e non essere, appunto ci ricorda di nuovo Shakespeare,
Ma la questione è che, per esempio, le stesse, praticamente anche secondo Eraclito, le stesse cose possono nel divenire, nello scorrere del tempo, prima essere e poi non essere. Per esempio, se io faccio appunto, prendo dei ceppi di legna per fare un fuoco, questa legna facendo il fuoco si trasforma in cenere, quindi quella legna che prima era, successivamente nel tempo poi non è. Quindi nel divenire del tempo abbiamo appunto il mutamento che porta le cose prima a essere e poi a non essere. Per cui Eraclito ha anche indicato qual è questa legge di cui la ricerca deve chiarire e approfondire il significato, cioè ciò che risulta da due contrari è uno, e se l'uno si divide, i contrari vengono in luce. La grande scoperta di Eraclito è quindi che l'unità del principio creatore non è un'unità identica e non esclude la lotta, la discordia e l'opposizione. Per comprendere la legge suprema dell'essere, il logos appunto che lo costituisce e lo governa, bisogna quindi congiungere il completo e l'incompleto, concorde e discorde, l'armonico e il dissonante, rendendosi conto che da tutti gli opposti scaturisce l'unità e dall'unità provengono tutti gli opposti. Cioè, nell'unità del tempo convivono appunto l'essere e il non essere delle cose. Quindi, un altro frammento molto significativo recita: è la stessa cosa il vivo e il morto, il destro e il dormiente, il giovane e il vecchio, giacché ognuno di questi opposti, mutandosi, è l'altro, e a sua volta l'altro, mutandosi, è l'uno. Cioè, la stessa persona prima è giovane e poi è vecchia, no? Quindi è due cose, no? Che prima era, poi non è. Quindi, la guerra come generatrice di tutte le cose, la guerra come generatrice di tutte le cose che, diciamo, nel periodo attuale in cui stiamo parlando, potrebbe in qualche modo far capire alcune cose. Quindi, Eraclito come afferma che come nella circonferenza ogni punto è nello stesso tempo principio e fine, così la stessa strada può essere percorsa all'insù e all'ingiù. Così ogni contrasto suppone un'unità che costituisce il significato vitale e razionale del contrasto stesso. Ciò che è opposto unisce, ciò che diverge congiunge. La lotta è regola del mondo e la guerra è comunque generatrice signora di tutte le cose. Facciamo un esempio, per esempio dal punto di vista economico. Dice lo stesso economista Bagnai, ciò che sembra da un certo punto di vista sembra una salita, dall'altro però sembra una discesa, nel senso che la crisi economica di un paese, per esempio, può essere la crescita economica di un altro paese. Quindi, nell'unità dell'economia mondiale, una crisi per un paese può essere la crescita per un altro paese. Quindi, come si vede, effettivamente la stessa salita, vista da un lato sembra una salita, vista dall'altro sembra una discesa. Quindi però l'elemento fondamentale è la guerra intesa come il conflitto sociale, che avrebbe avuto una risonanza notevole nell'opera dello stesso Hegel, così come in quella di autori classici come Marx, filosofo dell'Ottocento, e Weber, filosofo tra l'Ottocento e il Novecento. L'elemento della guerra è entrato nella riflessione sociologica, cioè nel discorso sulla società. Ovviamente in Marx ricordiamo il conflitto di classe, il famoso conflitto di classe, che è praticamente in qualche modo il portato della guerra di Eraclito, e lo stesso Max Weber ha pensato che il conflitto rientrasse fra le parti sociali. Quindi abbiamo un contrasto non inteso, cioè per Eraclito la guerra e il contrasto fanno parte della natura, cioè non si può avere natura senza la guerra e il contrasto. Per cui
In queste affermazioni era chiuso l'insegnamento fondamentale dell'Eraclito, ovvero quello che egli ritiene che gli uomini non possono elevarsi senza una lunga ricerca. Quindi gli uomini non sanno come ciò che è discordia è in accordo con sé, armonia di tensioni opposte, come quelle dell'arco e della lira. La lira, proprio perché i greci facevano riferimento proprio allo strumento musicale della lira, proprio che come se la lira fosse quell'archea, anche lì da cui ovviamente pizzicando le corde nascono i suoni. Quindi l'armonia non consiste per l'Eraclito nella sintesi degli opposti, ovvero nella conciliazione e nell'annullamento della loro posizione, ma nell'unità che soggiace appunto all'opposizione, rendendola così possibile. Cioè non abbiamo, come poi avremo, vedremo Hegel, una conciliazione degli opposti, ma gli opposti rimangono perennemente contrastanti gli uni con gli altri. Per cui, a Omero che aveva affermato, possa la discordia sparire tra gli dèi e tra gli uomini, Eraclito ha replicato invece, Omero non si accorge che egli prega per la distruzione dell'universo. Se la sua preghiera venisse esaudita, tutte le cose perirebbero. Infatti la tensione è un'unità, cioè un rapporto che può esserci solo tra cose opposte, in quanto opposte. L'unità propria del mondo è, per Eraclito, una tensione di questo genere. Non annulla, né concilia, né supera il contrasto, ma lo fa essere, lo fa intendere appunto proprio come contrasto. E quindi molti hanno visto nella filosofia di Eraclito una anticipazione di quella che poi sarebbe stata una dialettica, che sarebbe stato un modo di procedere argomentativo che aveva avuto tantissima fortuna nella filosofia di Hegel, ma poi soprattutto anche in quella di Marx. Quindi lo stesso Hegel ha visto in Eraclito il fondatore della dialettica, affermando che non c'era proposizione nella filosofia di Eraclito che egli non avesse accolto nella sua logica. La dialettica, ovviamente, qui presa come scontro degli opposti, degli elementi opposti, nell'elemento unificatore del divenire, diventerà poi lo scontro di posizioni opposte quando arriveremo a Platone con i suoi dialoghi, l'elemento della dialettica, dello scontro fra opposti. Quindi Hegel ha interpretato la dottrina di Eraclito della tensione tra gli opposti come conciliazione e armonia degli opposti stessi. Ma secondo Eraclito, gli opposti sono uniti, ma non tanto possono conciliarsi. Il loro stato permanente è la guerra. Mentre secondo Hegel, gli opposti sono continuamente conciliati. La loro conciliazione costituisce anche la loro verità. Ovviamente l'idea che gli opposti potessero conciliarsi sia in Hegel, con in qualche modo la concezione di uno spirito assoluto che potesse accogliere tutte le verità, anche se non si è mai capito se fosse più una meta ideale, ma sicuramente è naufragata con il discorso della società che Marx doveva raggiungere, una società pacificata dai conflitti. Anche nella filosofia di Marx la lotta di classe deve concludersi con praticamente una convivenza pacifica tra praticamente i cittadini, cioè arrivare a un ideale mondo pacificato, una ideale comunità pacificata da tensioni contrastanti. Questo ovviamente non si può avere, sembra che Eraclito qui abbia pienamente ragione, insomma, da quello che abbiamo visto non sembra possibile questo paradiso terrestre. Quindi Eraclito non era un filosofo ottimista che considerava come Hegel la realtà in pace con se stessa, ma un filosofo tendenzialmente pessimista e amaro, che ha ritenuto un sogno o un'illusione ignorare la lotta e la discordia di cui tutte le cose sono costituite e vivono. Quindi ovviamente chi ignora questo elemento della lotta tra gli elementi, per Eraclito sta dormendo. Quindi torniamo a questa alternanza di sonno e veglia. Quindi le sue dottrine hanno avuto grande rilevanza anche per un altro importante filosofo del Novecento, ovvero si parla di Martin Heidegger.
Si parla di Martin Heidegger che in qualche modo egli stesso si è in parte riferito a dottrine esoteriche, ma soprattutto ha pubblicato un libro che è uno dei libri più famosi della filosofia del Novecento, ovvero Essere e Tempo, che però molti hanno letto come un'affermazione di tipo essere è tempo, cioè l'essere, il famoso essere di Parmenide, diventa in Eraclito e in Heidegger divenire. Ecco che, diciamo, con questo discorso, questo parallelismo di Heidegger, lo ritroveremo in un altro autore con cui si concluderà sia la filosofia antica, ma anche la nostra serie di incontri, che sarà appunto Sant'Agostino, che effettuerà una riflessione molto rilevante sul corso del tempo. E quindi praticamente si chiude con questa perentoria affermazione che tutto scorre, cioè essere è divenire, questo quarto incontro.